Benvenuti! In questa serie di video vi mostrerò come vengono realizzati i prodotti in vendita sul mio sito. Tipi di stampa. Ciao, io sono Maria, un graphic designer che realizza disegni da poi stampare su maglie e altri oggetti. Gestisco il mio sito internet, questo è il link, marieluciano.com, e realizzo tutto qui in questa stanza. A casa mia. Quindi abbiamo il sito internet, i programmi per realizzare i disegni grafici e poi l'attrezzatura per stampare. Sul mio sito internet realizzo maggiormente grafiche per magliette abbinate, quindi per coppie, per genitori e figli, per migliori amici e magliette che vanno insieme. Però potete trovare anche tanti altri disegni come questo. Singoli. Un trio che ho realizzato per la festa del papà è questa. In realtà ho realizzato prima la maglia per il papà usando il vinile nero con questa per il bambino abbinata. Poi ho pensato perché non fare anche uno per la mamma e così ho fatto questa. La maglietta che farò oggi anche è una maglietta dedicata a papà e figlio. Quella per il figlio, piccolino, un body, già l'ho realizzata, sempre con il vinile. E oggi vi farò vedere come realizzo quella per il papà. Come potete immaginare, ci sono diversi tipi di stampa, quindi non tutte le stampe sono uguali. In questo video voglio illustrarvi i tipi di stampa che realizzo io qui a casa. Numero 1, il vinile. Il vinile è questo. Sono dei rotoli di vario colore, alcuni brillantinati, alcuni anche con texture particolari. E questo è un tipo di stampa che dura, quindi una volta stampato su una maglietta dura davvero a lungo, la puoi lavare e rilavare, il disegno non si toglie, però potete immaginare a dei pro e dei contro. Quindi pro, come dicevo, che dura a lungo e che puoi stampare il vinile su qualsiasi colore di maglietta. Quindi puoi stampare sul bianco, sul nero, sul blu e qualsiasi altro colore. Il contro di questo tipo di stampa è che puoi stampare solo a tinta piatta. Vuol dire che non puoi stampare sfumature o immagini complicate. Quindi se vuoi stampare una maglietta con una scritta, ad esempio questa è realizzata con il vinile, due colori, nero e rosa, va benissimo. Oppure anche altri disegni come quello che faremo oggi, che va abbinato a questo, che ha quattro colori, nero, azzurro, blu e giallo, però come potete vedere non ha sfumature. Quindi se volete stampare una fotografia oppure un'immagine molto complessa, non potete usare il vinile. Questa è la schermata del mio computer. In questo momento sto usando Silhouette Studio, che è il programma che funziona con il plotter. Ho realizzato prima il disegno in Illustrator e poi ho diviso tutte le parti per colore, quindi forse non si capisce bene il disegno. Per cominciare seleziono tutte le parti e flippo il disegno in orizzontale, perché quando viene ritagliato flippato e poi quando viene pressato sulla maglietta si rivedrà dritto. Questo che vedete è una simulazione del piano di taglio, quindi qui mettiamo il disegno innanzitutto della grandezza che lo vogliamo. E come seconda cosa iniziamo a tagliare per colore, quindi iniziamo con questo che è il più complesso ed è il colore nero. Le parti che non sono sul piano di taglio non verranno tagliate. Ok, ora carico la silhouette e tagliamo. Come avete visto, ho preparato il disegno a computer. Quello che avete visto a computer è una simulazione di questo piano di taglio. Quindi, dato che ho già preso le misure della grandezza del disegno che andrà stampato sulla maglietta,
Ora attacco il vinile qui sopra. Quindi, come abbiamo detto, iniziamo con il nero. Allora, ho attaccato il vinile sul piano di taglio utilizzando lo scotch per essere sicuri che non si muove. Ed inseriamo il piano di taglio nella silhouette cameo. La silhouette ha appena finito di ritagliare il colore nero e potete leggermente vedere tutte le parti in più che non vanno stampate sulla maglietta vengono rimosse a mano utilizzando questo attrezzo. Quindi, mentre io faccio questo, inizio a tagliare utilizzando la silhouette gli altri tre colori che servono per questa maglietta. Ora che ho tutti i colori ritagliati, uso questo attrezzo per togliere tutte le parti, come dicevo, che non vanno stampate sulla maglia. Una volta finito questo lavoro, possiamo iniziare a pressare. Andiamo! Bene, rieccoci. Ecco tutti e quattro i colori ritagliati. Quindi ora verranno pressati sulla maglietta uno alla volta. Come dicevo, questa è una maglia per il papà che va abbinato con il body da bimbo. Il bimbo, come ho detto, ha il nome personalizzato e anche il papà ha il nome personalizzato e va bene la mia firma. Non si vede, lo vedrete dopo. Ok. Bene, allora la pressa non è del tutto calda ancora, sta ancora riscaldando, però inizio a pressare dato che abbiamo diversi livelli. Quindi iniziamo con l'azzurro. Prendiamo la nostra cover e copriamo tutta l'immagine. Se possibile, coprire anche tutta la maglietta. Allora, iniziamo con quindici secondi. Ok, vediamo se si è attaccato. Togliamo la plastica che manteneva il vinile finché non veniva pressato sulla maglietta. Ed ecco qui il nostro primo strato di colore. Ora ripetiamo la stessa operazione con tutti gli altri colori. Vi faccio un close up dei primi due colori. Ok, e continuiamo. Ecco qui la maglia per il papà con il body bebè abbinato. Spero che vi è piaciuto questo video e che avete capito come funziona la stampa con il vinile. Come potete vedere, ho fatto anche la maglietta per la mamma e sul mio sito potrete trovare mamma, papà, figlio e figlia. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che andrete a vedere il mio sito internet e se siete interessati potrete trovare altri video dove vi mostro altri tipi di stampa e come vengono realizzati i disegni grafici. Per ora vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici!